Ok, benvenuti a tutti, buongiorno. Io sono Daniela Laigueglia, segretario della piccola industria. Oggi diamo il via a questo settimo webinar che verterà sul protocollo circa le tematiche della sicurezza che Confindustria ha siglato con le parti sociali. Andremo poi ad approfondire alcuni aspetti più nello specifico, soprattutto circa i dispositivi di protezione individuale, quindi quello che sono le tematiche delle mascherine. Con noi per approfondire queste tematiche ci sono i colleghi che si occupano di questi argomenti e quindi andranno nel dettaglio e sapranno fornirvi una serie di indicazioni. Inizierà il dottor Roberto Rinaldi introducendo la tematica e soprattutto tutti gli aspetti, come dire, dei decreti che si stanno aggiungendo anche in maniera abbastanza veloce, quindi alle volte non è facile capire qual è quello a cui fare riferimento. Successivamente andremo proprio sui comportamenti da tenere con il collega Andrea Pinna. E in chiusura appunto la tematica dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale con la dottoressa Paola Pappalepore. Vi ricordo che questo è un webinar che è, come dire, entrato in un programma che come piccola industria e Skillab avevamo già in piedi, che era nominato le competenze che non ci sono, perché volevamo utilizzare appunto l'utilizzo di strumenti digitali e social per dare anche queste competenze alle aziende che non erano, avevano ancora dimestichezza. Con l'avvento di questa crisi sanitaria, il progetto ha preso, come dire, anche un ruolo, al di là dello strumento, anche di contenuti circa delle competenze che appunto non ci sono, perché le norme e i decreti stanno arrivando con una grande velocità. Questo è un progetto che è finanziato dall'Unione Industriale di Torino e dalla Camera di Commercio, che ringraziamo per questa attività. Io lascio la parola per un piccolo saluto di benvenuto al Presidente della Piccola Industria, Giovanni Fracasso, e poi iniziamo con i contenuti. Informo solo che in chiusura ci saranno poi le domande, quindi per le domande vi chiediamo di utilizzare come sempre la chat, in maniera tale che così possiamo poi raccoglierle e farle e porle ai vari relatori. E l'ultima indicazione che chiedo sempre è sempre microfono e video spenti, in maniera tale che così sia più facile per ognuno individuare i colleghi che poi daranno le indicazioni ai vari relatori. Io mi taccio, quindi Giovanni, prego. Grazie Daniela, efficientissima come sempre, direi che abbiamo raggiunto un livello di efficacia e anche di efficienza in questi webinar invidiabile. Questo è un modo... mi presento. Giovanni Fracasso, presidente della piccola industria Unione Industriale di Torino. La maggior parte di voi credo mi conosca, nonché vicepresidente ovviamente dell'Unione Industriale di Torino. Dicevo, questi webinar sono un modo che abbiamo come associazione per essere vicini al territorio e alle nostre imprese in un momento in cui, ahimè, tra le tante situazioni difficili, la peggiore di tutte è l'incertezza. Le norme cambiano a ogni suono di decreto, i decreti escono anche quando non sono previsti. Non vado oltre per descrivere e dipingere una situazione che tutti conosciamo. Allora, quello che possiamo fare è, noi come associazione, restare il più possibile informati. Sappiate che, oltre ad essere informati, siamo anche molto propositivi, sia a livello territoriale che a livello nazionale. Molte delle cose inserite nell'ultimo decreto, delle cose che consentono a tante aziende di rimanere comunque in grado di lavorare, sono venute da Torino. Per esempio, la possibilità di autocertificare l'appartenenza alla filiera nei confronti della prefettura e ottenere dal prefetto l'autorizzazione è un'idea che è partita da qua. Siamo in continuo contatto con il governo attraverso la presidenza nazionale e su questo vorrei fare una brevissima digressione. Sappiate che il presidente Boccia e la direttora Panucci sono da settimane oggetto di minacce di morte quotidianamente, più volte al giorno. È in atto contro Confindustria una campagna, diciamo apocrifa, perché non si sa bene chi la stia orchestrando, una campagna di informazione che
è assolutamente da denuncia, ci chiamano assassini, ci dicono che usiamo come carne da macello i nostri dipendenti, ci dicono che vogliamo il profitto a tutti i costi contro la salute dei dipendenti e avanti di questo passo. Se ne sentono sui social e altrove di tutti i colori. Si parla anche di sciopero. Noi stiamo cercando di non esacerbare i toni. Stamattina in presidenza abbiamo fatto un rapido ragionamento. Dobbiamo cercare di essere molto attenti nella comunicazione, anche se sappiamo di essere dalla parte di chi ha la coscienza a posto. Lo stesso Boccia ha detto più di una volta, l'ha scritto al presidente Conte, noi ci rimettiamo alle decisioni, ai suggerimenti degli esperti e dei consulenti in sanità della presidenza del Consiglio, non siamo noi a voler tenere aperto quello che non si può tenere aperto, ci mancherebbe ancora. E quindi stiamo cercando di non esacerbare i toni, anzi di cercare di smorzarli, perché tutto in questo momento ha bisogno di tutto, ha bisogno in questo momento del nostro paese, tranne che di un'alzata di scudi reciproche e di andare a cercare le barricate. Qualcuno le sta cercando, noi no. Ultima considerazione, una cosa da fare che vi chiedo di pensarci, visto che siamo in tanti come sempre, un centinaio, 150 persone. Le cose buone che le nostre aziende stanno facendo in piccolo per il nostro territorio, ce ne sono tante, a partire da quelle più eclatanti, tipo la Vazza che dona 10 milioni di euro per la sanità, a chi più nel piccolo produce gel igienizzante e lo regala alla Protezione Civile, a chi in altri territori produce mascherine e le dona alle strutture sanitarie. Ecco, tante di queste iniziative sono spontanee, è importante che ce le comunichiamo a vicenda e Daniela ti investo dell'onere, ma forse anche dell'onore di ricevere queste comunicazioni. Con molto piacere. Cerchiamo anche in questo di fare squadra, perché è importante far capire all'opinione pubblica che tutt'altro che assassini, in questo momento stiamo facendo l'impossibile per tenere in piedi il sistema paese, per cercare di pagare le tasse che ci impongono comunque di pagare e contemporaneamente aiutare gratuitamente, mettendoci soldi dai nostri portafogli, chi in questo momento è in barricata e in trincea contro il virus. Con questo direi mi fermo, ringrazio, ma i ringraziamenti li ho già fatti Daniela, ringrazio nello specifico i nostri esperti, Roberto, Andrea e Paola, che andranno a toccare gli argomenti che a noi in questo momento stanno più a cuore. Buon lavoro a tutti e ci sentiamo dopo. Grazie Presidente. Colgo appunto l'occasione, se avete delle buone, vuol dire, delle attività che come aziende state portando avanti e che sono appunto di particolare cura del territorio su cui siete locati, di segnalarlo. L'indirizzo sarà piccola@ui.torino.it. È un'iniziativa che stiamo iniziando a mettere in piedi, vi arriverà poi una comunicazione più strutturata. Dunque, se per caso avete qualche indicazione da darci, molto volentieri iniziamo a raccoglierle e poi inizieremo a divulgarle in maniera puntuale con i dovuti riferimenti. Lascio la parola, come detto poc'anzi, al dottor Rinaldi per iniziare a trattare la tematica di oggi. Ricordo a tutti, microfono spento, video spento e le domande via chat le tratteremo in chiusura. Grazie mille, prego Roberto. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Se riesci a stare un pochino più vicino al microfono meglio. Così va meglio? Ottimo, grazie. Perfetto. Allora, ripeto, buongiorno a tutti. Diciamo che proprio nel momento in cui ci parliamo, il Consiglio dei Ministri si sta riunendo e all'ordine del giorno il tentativo di fare sintesi di tutta la serie infinita di provvedimenti che si sono succeduti, soprattutto nelle ultime due settimane. Se facciamo caso, da 14 giorni a questa parte, siamo al quarto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ultimo è quello conosciutissimo di un paio di giorni fa. È uscito il cosiddetto decreto Cura Italia, che contiene misure molto importanti. Il 14 marzo c'è stato il protocollo governo parti sociali, di cui parlerà il collega Pinna.
e nel mezzo tutta una serie di ordinanze circolari di ministeri vari, soprattutto salute interno e delle regioni, con anche fughe in avanti da parte delle regioni nel presupposto che è stato proprio attestato ieri dal presidente Cirio, il nostro presidente della regione Piemonte, che le regioni sono liberissime di introdurre norme più restrittive rispetto a quelle dei decreti, in quanto appunto possono decidere di introdurre cautele e misure cautelative maggiori. Il tentativo che sentiamo dire, almeno in base a quello che si può leggere del governo, è quello di cercare di fare sintesi. Speriamo che si faccia una sintesi buona, anche se insomma le notizie non paiono andare in questa direzione, no? Nel senso che insomma sta emergendo un po' l'onda di chi ritiene che quello che il DPCM del 22 marzo ha prescritto, cioè quel panel di attività che sono consentite alle varie deroghe, sia troppo vasto e quindi vada in un certo senso ristretto, perché soprattutto riguardo alle attività complementari alla cosiddetta filiera delle lavorazioni essenziali. Qualcuno dice c'è il rischio che inserendosi in questa deroga il numero delle aziende che possono continuare a operare aumenti a dismisura. Quindi c'è una certa tendenza preoccupante, vediamo come ne esce il governo oggi, a restringere poi il campo di applicazione del DPCM e quindi a restringere il campo delle attività che direttamente in deroga è consentito svolgere almeno fino al 3 aprile. Ricordiamo che si parla di DPCM 22, del 22 marzo, un orizzonte fino al 3 aprile. Se vogliamo considerare quello che ha già fatto e disposto la Regione Piemonte, insomma qualche stretta c'è già stata. Il 21 marzo la Regione Piemonte ha emanato un decreto, il numero 34, che già ad esempio una stretta sugli alberghi la dà. Gli alberghi rientrano nell'allegato 1 al DPCM del 22 marzo, cioè rientrano nel novero delle attività essenziali che è consentito svolgere. La Regione Piemonte invece ha detto no, ha disposto una stretta, ha previsto determinate eccezioni, però sostanzialmente sugli alberghi c'è stata una stretta diversamente da quello che è previsto dalla normativa nazionale. Quindi, dicevo prima, il timore è che dagli alberghi si passi ad altre attività, ad altri settori che non è più consentito svolgere. Vediamo, come diceva il presidente Fracasso prima, comunque il presidio di Confindustria con tutti gli annessi e connessi che venivano ricordati prima è sempre stato costante e presente e sicuramente lo sarà anche questa volta. Del resto io non capisco quando ci si lamenta del fatto che sarebbero troppe le attività aperte. Mi sembra che insomma col DPCM del 22 marzo si sia disposta alla chiusura di almeno un 70% delle attività che sono state disposte. Poi io non riesco a capire come adesso ci si lamenti quando solamente una settimana, 10 giorni fa, quando ancora non c'era la stretta disposta poi dal DPCM del 22 marzo, insomma, le parti sociali, comprese quelle sindacali, hanno siglato un protocollo, diciamo, regolamentando lo svolgimento delle attività produttive, quindi non vietandole in assoluto. Prima di passare la parola ai colleghi, volevo dare 3 o 4 flash. Il primo che volevo dare in realtà lo lascerei in conclusione al dottor Rosi, che vedo in questo momento in collegamento, è quello sulla comunicazione in deroga alla prefettura. Riccardo, bypasso e ti lascio poi la parola se credi alla fine o adesso se vuoi. Ma se guarda, posso intervenire perché stiamo praticamente lavorando in real time, in modo tale da prevenire qualche sorpresa. Allora, abbiamo fatto già un primo riscontro degli invii, ne sono arrivati diversi da parte delle imprese a quell'indirizzo mail con il quale facciamo un filtro preventivo per verificare che ci sia la documentazione. A questo proposito dico tra l'altro: non usate la PEC, perché quell'indirizzo con cui noi riceviamo non è una PEC. Detto però questo, il problema che è emerso con la prefettura è che loro
vogliono una esplicita dichiarazione correlata agli impegni che vengono assunti nella prosecuzione dell'attività, così come previsto dal numero 3 dell'articolo 1, che prevede che per le aziende che continuano attività devono applicare il protocollo per la sicurezza sul lavoro nei confronti del Covid-19 firmato il 14 di marzo. E questo lo vogliono con un punto specifico delle autodichiarazioni. Quindi abbiamo immediatamente spedito un invio massivo a tutti, abbiamo sostituito questi modelli scaricabili al nostro sito, sono identici a prima, ma sono contrassegnati da new davanti, in modo da non confonderci, e sempre per non confonderci abbiamo cambiato la mail di restituzione, mettendo comunicazione 2 anziché comunicazioni come prima capitava, punto prefettura at ui.torino.it, chiedendo quindi a chi dovesse ancora come dire inoltrarli di farlo usando i nuovi moduli, e chi invece ahimè l'avesse fatti di rifarli immediatamente con il nuovo modulo. Però appunto il nostro dialogo diciamo con la prefettura è stato molto collaborativo e pacato, ma il signor prefetto ha richiesto questa giusta integrazione, che peraltro è impegnativa in modo formale, ma doveva essere anche, come può diciamo contribuire a corroborare la saggezza e la professionalità dei miei colleghi, praticamente tutti i datori di lavoro che proseguono. Quindi questa era la novità che volevo comunicarvi, anche perché è in corso di ricezione da parte vostra questo nuovo tipo di modulo. In più vi voglio anche anticipare che su questi benedetti Ateco, sui quali poi proverò a fare un ripasso successivamente, state per ricevere anche una mail che ho fatto partire non più tardi di un quarto d'ora fa, ma in coda all'altra, siccome 8.000 spedizioni per volta richiedono alcune decine di minuti. Ecco, attraverso questa mail scoprirete che è possibile una modifica se c'è un errore grossolano del codice Ateco, o una sua integrazione, procedura meno immediata, ma che comunque si può attivare già adesso online. Io per adesso non direi altro su questo tema, e aspetterei il vostro svolgimento. Ok, allora riprendo la parola per ricordare, dare, come dicevo prima, 4-5 flash su cose che è bene ricordare. Allora, la prima è: quale che siano le attività consentite attualmente o dopo l'eventuale ulteriore intervento del governo di oggi, occorrerà svolgere nel rispetto comunque dell'articolo 1,7 del DPCM dell'11 marzo, e quindi assicurando la chiusura, la sospensione dell'attività dei reparti non strettamente dedicati alla produzione, questo lo diceva già il DPCM precedente, ricorrendo per quanto possibile alla smart working e soprattutto adottando protocolli di sicurezza aziendali anticontagio, che sono quei protocolli di cui vi parlerà diffusamente Pinna subito dopo il sottoscritto. Ricordo ancora che domani scade il termine per completare, diciamo, la chiusura delle attività che non possono più continuare, quindi scatta quella, diciamo, si chiude il termine previsto dal DPCM del 22 marzo, entro il quale bisogna appunto chiudere. Tra l'altro, a questo riguardo ricordo che fino a domani non è che sia consentito continuare a produrre. Il DPCM diceva c'è tempo fino al 25 marzo per adottare tutti i provvedimenti e tutte le attività finalizzate alla chiusura, che diventerà effettiva poi dal giorno successivo, dal 26 marzo. Ricordo che il termine appunto scade domani. Altra puntualizzazione riguarda il nuovo modulo per autocertificare gli spostamenti. È stato pubblicato in nottata sul sito
del Ministero dell'Interno è un po' diverso da quelli precedenti, mi sembra che siamo arrivati alla quarta edizione, è un po' diverso, dicevo, e si attiene a quelle che sono le indicazioni ultime del DPCM del 22 marzo, soprattutto nella parte in cui questo decreto vieta gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati all'esterno del comune di residenza, fatte salve le solite comprovate esigenze lavorative, gli spostamenti per motivi di salute e gli spostamenti adottati da assoluta urgenza. Ecco, termine sul quale ci faremo tutti una cultura, perché non ci sono ancora indicazioni precise. Sulla base di quello che ha chiarito il Ministero dell'Interno con una circolare di ieri e in base a quello che si può capire dalla lettura del modulo, la situazione oggi dovrebbe essere la seguente. Io posso spostarmi all'interno del mio comune di residenza o all'esterno se devo andare a lavorare, oppure se per motivi di salute, quindi devo andare dal medico o da qualsiasi altra parte. Quindi posso spostarmi sia dentro che fuori, dovendolo, come già accaduto in questi giorni, comprovare agli organi preposti al controllo. Se devo andare a fare la spesa, oppure devo andare in farmacia, oppure rientro in una delle casistiche che il precedente decreto qualificava come stato di necessità, l'input primario è quello di farlo all'interno dello stesso comune. Quindi se io devo andare a fare la spesa, devo farlo in prossimità, devo andare vicino a casa, idem devo andare nella farmacia più vicina. Se in teoria mi beccano al di fuori del comune o in un supermercato molto lontano da casa mia, potrebbero contestarmi il fatto. Diverso è il caso in cui io abito in un comune talmente piccolo che ad esempio non ha un punto vendita o una farmacia, può capitare. In questo caso, dice il Ministero, lo spostamento anche al di fuori della cerchia comunale è giustificato, quindi fare la spesa, andare in farmacia. Lo stesso deve valere, non l'ha precisato il Ministero, ma nell'ordine delle cose, per un altro motivo ricorrente di spostamento, devo andare a assistere un parente, la mamma, la nonna anziana, che non può andare a fare la spesa da solo. Chiaramente, se io sto, che so, a Collegno e ho la mamma anziana a Torino e devo andarla a assistere, in questo caso lo spostamento al di fuori della cerchia comunale è giustificato. Però, diciamo, per quello che sono gli spostamenti ordinari, per le necessità primarie, fare la spesa, recarsi in farmacia, la situazione è questa. Se ho la possibilità di farlo vicino a casa, quindi all'interno della cerchia comunale, devo farlo lì. Questo è quello che si può capire. Non mi sembra, dal nuovo modulo e dalla lettura delle nuove indicazioni di ieri da parte del Ministro dell'Interno, che ci siano novità circa il fatto, devo spostarmi, circa il vecchio interrogativo, devo portarmi il modulo di autodichiarazione dietro o posso firmarlo direttamente in loco se mi fermano. Noi l'abbiamo detto, scritto e non abbiamo motivo di rettificare, che l'autocertificazione, l'autodichiarazione può essere resa direttamente in loco nel momento stesso in cui una persona viene fermata dai carabinieri, dalla polizia, insomma dagli organi preposti ai controlli lungo le strade. Al limite uno può stamparsi il modulo, è un modulo in PDF precompilabile, compilarlo nella parte iniziale, quella con i dati anagrafici, residenza, carta d'identità, e poi completarlo in loco, anche perché la novità, la seconda novità contenuta in questo modulo, che insomma è difficile immaginare possa essere, come dire, precompilata prima, è quella del fatto che bisogna dichiarare che lo spostamento è iniziato da, e quindi bisogna indicare l'indirizzo e l'ora in cui è iniziato lo spostamento, anzi l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento. Quindi questo secondo me corrobora il fatto che l'interpretazione secondo la quale il modulo può tranquillamente essere compilato anche in sede di controllo.
Un'altra cosa che volevo, il modulo nuovo è reperibile oltre che sul sito del Ministero dell'Interno da questa mattina anche sul sito dell'Unione Industriale nella pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Un'ulteriore cosa che volevo ricordare è quella che riguarda il divieto di mobilità per i soggetti che sono posti in quarantena o in, diciamo, in domiciliazione forzata, chiamiamola così, adesso non mi viene in mente il termine preciso, diciamo i soggetti in quarantena, questi hanno un divieto assoluto di mobilità. È uscita una norma, una disposizione nell'ordinanza regionale 34 del 21 marzo che legittima i gestori dei supermercati, dei negozi alimentari a rilevare la temperatura in entrata della clientela. E questa norma dice se la temperatura è superiore ai 37,5 gradi, la persona ovviamente ha divieto di accesso all'esercizio, in più il gestore deve avvisare polizia e carabinieri che devono verificare se per caso quella persona ha violato l'obbligo di quarantena. Ora, dico questo perché era già stata fatta più di una domanda, ma questa regola qua, cioè il fatto di dover avvisare la polizia, eccetera, vale anche per un datore di lavoro che adotti la decisione di rilevare la temperatura in ingresso ai lavoratori? Cioè, oltre al fatto, se trovo uno che ha più di 37,5 gradi, oltre al fatto di rispedirlo immediatamente a casa, perché così dice la norma, devo anche io, datore di lavoro, segnalarlo alla polizia? Almeno l'interpretazione che ci siamo dati tra colleghi è no, perché questo chiarimento, che ripeto, è in un'ordinanza, la numero 34 della Regione Piemonte, è espressamente riferito agli esercizi commerciali. Io non so se il mio cliente a cui vieto l'ingresso sta violando il diritto di quarantena, lo segnalo alla polizia perché lo verifichi, ma io queste notizie sui miei dipendenti dovrei già averle, quindi se per caso si presenta, so che sono in quarantena, perché lo so, devo saperlo, e si presentano al lavoro, li rispedisco indietro, ma ripeto, secondo l'interpretazione che abbiamo dato, non ho alcun obbligo di riferirlo a Modistasio che beghebe alla polizia. Le ultime due cose che volevo ricordare prima di cedere la parola a Pinna sono due norme abbastanza significative del decreto legge 18, del cosiddetto Cura Italia. Accenno perché so che nel webinar di ieri non c'è stato tempo di affrontare. La prima è la norma dell'articolo 26 che equipara il periodo di quarantena obbligatorio, ovviamente per i soggetti che sono collocati in quarantena, a periodo di malattia, non computabile ai fini del comporto, certificabile dal medico curante, quindi quarantena uguale malattia, certificazione a cura del medico di medicina generale, cioè del medico curante. Aspetto interessante, gli oneri sostenuti dai datori di lavoro per il periodo di quarantena sono posti a carico dello Stato. Qui è previsto, non ci sono ancora le istruzioni, ad esempio, pensiamo alle nostre aziende, a carico delle quali c'è il costo della malattia del personale impiegatizio, perché non è coperto da indennità INPS. Allora in questo caso, facendo domanda, dichiarazione all'INPS, vediamo come usciranno le iscrizioni, c'è la possibilità di rientrare dei costi sostenuti per il periodo di assenza, quindi per quello che normalmente sono i 14 giorni. Questa mi sembra una misura importante, siamo, ripeto, ancora in attesa delle istruzioni. L'ultima norma, lo ricordare, è l'articolo 42 del decreto Cura Italia, secondo la quale diciamo l'infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro, quindi durante l'esercizio delle attività lavorative che sono consentite, è considerato a tutti gli effetti infortunio indennizzabile dall'INAIL. E l'INAIL eroga le sue prestazioni a partire dall'indennità di temporanea assoluta anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare attiva. La cosa interessante è che gli oneri che l'INAIL sostiene, o meglio l'evento in sé,
non entra nel bilancio infortunistico aziendale, viene, diciamo, spalmato sulla collettività dell'azienda attraverso un meccanismo di tasso additivo, però non entra nel bilancio infortunistico aziendale, quindi non si ripercuote negativamente su quella che è l'oscillazione del tasso di premio INAIL dell'azienda. Io ho finito... Roberto, ti chiedo scusa, ma intreccerei sempre per questa interdisciplinarietà delle complicazioni questo tuo riferimento che hai appena fatto anche alla autodichiarazione per il trasferimento di lavoratori col tema sempre delle fatidiche Ateco. Io non confonderei, questa è una domanda che ci è stata posta, quindi vi porto, come dire, il ragionamento che abbiamo esposto sul quale diamo consiglio. Io non, come dire, intreccerei le tematiche dei codici Ateco, specialmente quelle che sono soggette ad autorizzazione, perché invece quelle delle aziende di filiero di ciclo continuo sono solo comunicazioni rispetto alle quali si può continuare ad esercitare salvo essere fermati. Non le intreccerei con diciamo, la documentazione del dipendente. Il dipendente deve viaggiare scevro dal pericolo di una Ateco contestata, per capirci, perché non è nel suo bagaglio culturale, e tantomeno credo lo sia nel bagaglio culturale degli agenti della polizia stradale piuttosto che dei carabinieri, che dei vigili che lo fermino, stare a discutere se si tratta di un'azienda di un certo Ateco piuttosto che di un'azienda di un altro Ateco. Quindi il modulo in effetti fortunatamente non fa riferimento a codici Ateco, evitiamo di farlo noi in maniera improvvida, tanto più che se dovesse esserci poi un controllo, il controllo sarebbe a posteriori ed estraneo al momento dell'immediata diciamo conciliazione, perché verrebbe fatta una verifica sull'azienda, che questa azienda operi e che eventualmente operi o non in maniera corretta. Però il suggerimento di fondo è non mischiamo i due temi, perché rischiamo solo di farci del male, mentre invece l'autodichiarazione è importante e andrebbe questa possibilmente accompagnata da uno, diciamo, un ordine scritto e abbastanza pregnante, laddove le aziende, specialmente quelle che non rientrano nelle esenzioni di necessità dell'articolo 1, avessero delle operazioni urgenti e veramente necessitate da svolgere, per le quali non esiste una clausola generale di legittimità, ma è deducibile dal testo dell'articolo 1, dove parla di attività più che di aziende. Questo perché in alcuni casi ci è stato richiesto: ma la mia azienda ha bisogno di fare le paghe, non riusciamo a farle, dobbiamo recuperare il materiale, dobbiamo prendere dei rifaldoni, dobbiamo usare l'ufficio, e chiaramente non c'è maggiore necessità, specialmente in questo momento, che rifornire i propri dipendenti delle retribuzioni. E quindi credo che sia palesemente una, diciamo, attività di necessità, e questa quindi dovrebbe essere assolta da una persona che abbia la sua dichiarazione, ma abbia magari da parte del responsabile, legale rappresentante, direttore tecnico: guarda, devi fare questa cosa perché è importante per questo e per questo. Se si tratta delle paghe, quasi si spiega da sola. Analogamente, e forse ne potrà parlare anche l'amico Pinna, se si tratta di fare una manutenzione urgente, ma che non sia di fare la tinta o l'intonaco, chiaramente, ma di fare un intervento in un'azienda, per quanto non rientrante come attività generale delle deroghe all'articolo 1, con queste precauzioni, cioè una dichiarazione di riferimento a esigenze lavorative e una dichiarazione comprovante dell'azienda che c'è un intervento urgente e necessitato, si dovrebbero, uso il condizionale perché in questi casi è d'obbligo, aver assolto gli oneri probatori e non aver soprattutto detto panzane, perché l'unica cosa che va assolutamente evitata è quella di trasformare una colpa, ve lo dico da avvocato, in dolo,
questo dolo, collegarlo oltretutto a reati molto gravi, il cui inasprimento delle pene pare annunciato ad ore, quali sono quelli di procurata epidemia. Quindi da questo punto di vista dobbiamo avere la coscienza serena delle persone per bene, però dobbiamo essere anche, come dire, adeguati, non farci cogliere impreparati, non fare cose che non dobbiamo fare e di avere le documentazioni necessarie. Sì, grazie. Precisazioni sacrosante, abbiamo rubato troppo tempo a Pino e Pappalepore. Ah. Anche perché ho già detto prima che richiamo il protocollo, i protocolli aziendali è stato ribadito anche nell'ultimo decreto, quindi io direi che Andrea potresti entrare nel merito. Sì. Andrea? Grazie, buongiorno a tutti e grazie. Ma per rispondere a quello che diceva giustamente Riccardo Rosi, sono molte le domande delle aziende che chiedono giustamente come devono comportarsi nel caso in cui ci fosse un'imminente esigenza di manutenzione, perché ci sono comunque degli impianti, ad esempio, che non possono comunque essere spenti a prescindere dal fatto che l'attività non possa essere continuata. Faccio un esempio, l'impianto dell'aria compressa in molte aziende può rimanere attiva, è un ciclo continuo, per cui secondo me previa comunicazione all'interno della lettera G del DPCM 22 marzo si potrà, documentando opportunamente l'esigenza, andare a fare un intervento manutentivo se scatta un allarme o qualcosa del genere. Detto questo, però, entro nel merito di un documento che sta diventando indispensabile, a quanto pare, da quello che hai appena detto tu, Riccardo, per la prefettura, cioè il famoso protocollo di sicurezza aziendale. Allora, in premessa ai contenuti specifici che adesso vado a illustrare velocemente, è opportuno ricordare che la prosecuzione delle attività, soprattutto in questo momento in cui è entrato in vigore il decreto del 22 marzo, che quindi concede fino a domani compreso non di proseguire l'attività, ma di mettere in sicurezza e di chiudere determinate operazioni per poter poi quindi chiudere, se non si rientra tra le attività dell'allegato 1 o di filiera o quelle accessorie ai cicli produttivi, quindi diventa fondamentale avere delle condizioni di sicurezza per svolgere e continuare a fare queste attività. Quindi la prosecuzione delle attività produttive di cui è l'allegato 1 e di filiera può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurano adeguati livelli di sicurezza. L'obbligo di redazione e di adozione del protocollo di sicurezza che era già stato definito dal DPCM 11 marzo e che in teoria scadrebbe domani 25 marzo è stato chiaramente esteso fino al 3 aprile dal DPCM del 22 marzo. Un aspetto importante è la condivisione, la consultazione preventiva delle parti sindacali e dell'RLS nella definizione di questo protocollo, che non è necessariamente un accordo sindacale, ma è alla stregua della consultazione preventiva che si fa con gli RLS quando si aggiorna, ad esempio, un documento di valutazione dei rischi. Il documento, il protocollo di sicurezza, deve fornire indicazioni precise di tipo operativo su quindi procedure e regole di condotta generali per svolgere le attività essenziali all'interno dell'azienda nel rispetto dei principi di salubrità e sicurezza già richiamati più volte. Allora, il concetto di base è la rarefazione del personale, quindi qualunque decisione venga presa in ordine alla prosecuzione delle attività, la cosa più importante è garantire la rarefazione del personale, quindi mantenere come prima regola generale il distanziamento delle persone all'interno dell'azienda. Questo può essere fatto chiaramente adottando una serie di misure di procedura. In assoluto è da preferire il più possibile la chiusura di martelli pneumatici. Scusate, non riesco a parlare se c'è qualcosa. Okay. Da preferire essenzialmente la chiusura dei reparti non essenziali, l'adozione di lavoro agile. Era proprio distratto. L'utilizzo di ferie o di ammortizzatori sociali come elementi per poter così, ridurre la presenza in azienda del personale. C'è qualcuno che mi parla sopra e faccio fatica a parlare.
Quindi rimane valido il principio per cui sarebbe opportuno sospendere in ogni caso le attività dell'azienda che non sono di tipo essenziale, questo sia per buon senso, ma anche perché, come ha ricordato giustamente Roberto Rinaldi, c'è un decreto 34 della Regione Piemonte che chiede e ricorda che tutto ciò che non è essenziale possibilmente va sospeso, seppur io abbia un'attività di quelle ATECO dell'allegato 1 per le quali posso continuare a lavorare. Le misure del protocollo di sicurezza sono state definite da questo appunto documento condiviso tra parti datoriali e parti sindacali, ma nulla vieta all'azienda di integrare o sostituire in modo equivalente delle misure che sono suggerite, ma che potrebbero essere più incisive in azienda perché ciascuna azienda ha le proprie caratteristiche. Tra l'altro ricordo che trattandosi di un rischio di tipo biologico generico, quindi uguale per tutta la popolazione, come è stato già evidenziato in altre occasioni, non sussiste un obbligo formale di aggiornare il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 8108. Fermo restando però che questo principio è vero, ma è opportuno ricordare comunque che il protocollo costituisce un documento importantissimo per documentare quali misure sono state adottate in azienda per poter continuare la lavorazione, e assume ancora maggior rilievo nel momento in cui, a quanto da quello che ho appena sentito dal dottor Rosi, la prefettura chiede di dichiarare che questo protocollo in azienda sia stato definito e attuato correttamente. Quindi assolutamente importante che questo documento esista. Tra l'altro noi sul sito Unione Industriale, nella pagina dedicata alla task force con Covid-19, abbiamo pubblicato anche un facsimile di questo documento, di questo protocollo di sicurezza compilabile. E chiaramente, essendo un facsimile, contiene i punti essenziali, ma come ho detto prima, può tranquillamente essere integrato introducendo misure più incisive o equivalenti a quelle indicate per poterlo rendere davvero operativo nel controllo della rarefazione del personale in azienda. Allora, uno dei primi elementi essenziali per poter gestire le persone che rimangono a lavorare è l'informazione. Quindi il principio è quello di responsabilizzare nella condotta e negli stili di vita di ciascun individuo, compreso nei luoghi di lavoro, sia il personale dipendente che il personale esterno. Questo, come già richiamato, prevede che venga comunicato l'obbligo per tutti i cittadini di rimanere nel proprio domicilio, di contattare il medico curante in presenza di sintomatologie respiratorie o di febbre che supera i 37,5 gradi, il divieto che non si potrà accedere in azienda al manifestarsi di questi sintomi, oppure il fatto che in presenza di questi sintomi durante l'attività lavorativa il lavoratore dovrà necessariamente allontanarsi, quindi tornare a casa, prendere contatto col proprio medico curante o con le ASL di competenza per attivarsi la prevenzione sanitaria dovuta. E un altro elemento fondamentale, una volta che si dovesse attivare questo processo, è da parte del dipendente quello di informare tempestivamente i datori di lavoro e i responsabili dell'azienda di qualsiasi del proseguire, diciamo così, della malattia, dello stato di salute, in modo tale che se si dovesse venire a confermare un caso di positività, quantomeno l'azienda ha degli elementi per poter attuare, come dovrebbe essere previsto nel protocollo di sicurezza, eventuali attivazioni di quarantena di persone che abbiano lavorato, come si dice, a contatto stretto con questa persona che ha manifestato sintomi e che eventualmente in un secondo momento risultasse positivo. Però è essenziale che questa persona rimanga in contatto con i responsabili dell'azienda. Faccio sempre riferimento a ipotesi di aziende che stanno lavorando e che possono continuare a lavorare, chiaramente. Tutte queste informazioni devono essere, diciamo così, fornite sia ai dipendenti che al personale esterno tramite documentazione, diciamo così, cartacea o visiva, per cui dei plan sono stati messi a disposizione sul sito del Ministero della Salute, sul sito dell'Istituto del Superiore di Sanità, tutta una serie di documenti che permettono di informare su questi aspetti qualunque cittadino, comprese le persone che lavorano in azienda. Un altro elemento fondamentale che nel protocollo di sicurezza deve essere presente è il discorso legato alle modalità di accesso in azienda, sia del personale dipendente che del personale esterno. Allora, uno degli elementi
che ormai è diventato, diciamo così, suggerito come consolidato, è la possibilità di ricorrere alla misurazione della temperatura corporea. Faccio presente però che non si tratta di una misura decisiva a identificare uno stato di positività del coronavirus, perché purtroppo ci sono tante persone che risultano asintomatiche, quindi sicuramente la misura della temperatura fa da filtro, ma non è un filtro assoluto, per cui si può adottare questo criterio, rimane comunque una facoltà dell'azienda farlo, non è un obbligo. Diciamo che in tal senso, se si decide di attivare il controllo della misura della temperatura corporea, è opportuno che questa attività venga svolta da personale che abbia un minimo, diciamo così, di competenza. Noi abbiamo suggerito in prima battuta che possa essere svolto dal personale degli addetti al primo soccorso, per non dover ricorrere necessariamente a infermieri piuttosto che addirittura al medico competente diretto. Quindi il nostro suggerimento è di indicare nel protocollo che se si decide di svolgere l'attività di misurazione della temperatura corporea, ci si organizzi con degli addetti al primo soccorso che rilevino la temperatura, possibilmente con dei sistemi senza contatto fisico, quindi termometri a infrarossi o soluzioni sostanzialmente di questo genere, come quelle che vengono usate negli aeroporti o in altri contesti. Per quanto riguarda invece il personale esterno, in modo particolare magari il personale che deve trasportare, quindi si faceva riferimento espressamente nel protocollo ai fornitori esterni che si presentano magari con il camion, allora nel protocollo è opportuno definire una procedura che preveda per l'autotrasportatore di rimanere a bordo del veicolo se non è necessario che lui scenda per svolgere delle operazioni particolari. E un'altra cosa che frequentemente capita è che queste persone che arrivano presso lo stabilimento, chiaramente spesso e volentieri hanno magari quindi è indicato nel protocollo condiviso, e sarebbe opportuno in questo caso adeguarsi in azienda, fornire un eventuale servizio igienico dedicato che non sia in utilizzo anche ai dipendenti dell'azienda, per cui va predisposto, installato eventualmente un servizio addizionale ad uso esclusivo di personale esterno. E tra l'altro mi viene da dire, se questo servizio è ad uso di tutti i camionisti che possono arrivare, il mio suggerimento è quello di sanificarlo ogni volta che viene utilizzato. Sarà un onere piuttosto impegnativo, però non c'è altra possibilità che isolare il contatto delle superfici se non sanificandole ad ogni utilizzo. Un altro punto essenziale del protocollo è quello della pulizia, della sanificazione in azienda. Allora, su questo aspetto qui ci sono state molte domande in questi giorni. Il principio chiaramente continua a valere per chi, ripeto, opera nell'ambito dell'allegato 1 del DPCM 22 marzo e filiere. Il protocollo prevede che venga svolta una pulizia giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici utilizzate e una sanificazione periodica. Non è stato precisato ulteriormente che cosa si intenda per sanificazione periodica. Diciamo che a buon senso una sanificazione settimanale potrebbe essere adeguata, ma è chiaramente un suggerimento, dipende sempre quante persone passano e con che frequenza io utilizzo certi ambienti. Vorrei precisare una cosa in tal senso, perché magari sfugge: la pulizia, normalmente andando a cercare anche in documenti specifici di questo settore, normalmente per pulizia si intende una rimozione con un detergente e un'azione meccanica di sporcizia, macchie, cose di questo tipo, mentre la sanificazione è da intendersi normalmente come una disinfettazione, quindi usare un disinfettante che vada ad uccidere una certa quantità, la maggior parte, di materiale biologico, microbiologico, che è presente sulle superfici. Normalmente questo processo avviene anche in maniera automatica, facendo un'azione sola, usando un prodotto che ha sia la componente detergente sia la componente disinfettante. Se non è così, sappiate che di solito prima è necessario fare la pulizia e successivamente fare una sanificazione, quindi una disinfettazione.
non è un'azione particolarmente gravosa in molti casi, e si tratta ad esempio di passare su una superficie dell'alcol con uno straccio. L'alcol, o piuttosto che altre sostanze disinfettanti, eliminano la carica batteriologica piuttosto che i virus di cui stiamo parlando. Per cui è un'operazione che in molti casi si svolge contemporaneamente alla pulizia. Quello che va sanificato e pulito sono le superfici di maggior contatto delle mani o le superfici su cui noi, parlando, tossendo o starnutendo, possiamo colpire con il droplet, che è quel goccioline di saliva di cui si è tanto parlato anche ai telegiornali, che sono il trasporto del virus. Quindi tutte le superfici che possono essere coinvolte da queste goccioline devono essere pulite e sanificate. In modo particolare, difatti, il protocollo parla anche delle attrezzature informatiche, tastiere, schermi, touchscreen, mouse e anche le tastiere dei distributori automatici, se sono presenti in azienda, di caffè, bevande e quant'altro. Quindi va definito nel protocollo di cui parlavo dall'inizio una periodicità e una modalità con cui viene svolta la pulizia giornaliera dei locali e la sanificazione ogni quanto viene fatta. C'è poi una precisazione ulteriore legata al caso in cui in azienda venga rilevato un caso di positività. In quel caso lì è previsto che la sanificazione venga fatta sostanzialmente secondo quello che è la circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio, che chiaramente ritorna sempre sul principio della sanificazione, ma va fatta secondo un criterio, un protocollo ben determinato, che adesso per motivi di tempo qui tralascio, ma è un di più rispetto a quella periodica che andrebbe comunque fatta senza casi di positività tra i soggetti presenti in azienda. Viene poi ricordato, e quindi nel protocollo è opportuno che ci sia, il concetto di pulizia delle mani, quindi l'igiene personale, in modo particolare delle mani delle persone che lavorano in azienda, tramite acqua e sapone, detergente ordinario, piuttosto che soluzioni idroalcoliche, e in questo contesto è opportuno che in azienda venga distribuito in maniera adeguata anche un numero opportuno di distributori di soluzione alcolica igienizzante. È addirittura permesso, da parte di secondo protocolli dell'Istituto Superiore di Sanità, la produzione in autonomia di questo gel sanificante. C'è poi da definire in che modalità e come verranno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. Allora, su questo io non dico quasi nulla, perché ci sarà poi Paola che vi spiega bene come funziona e come si devono reperire questi dispositivi. Vi dico solo che l'obbligo di utilizzare il dispositivo di protezione individuale nasce nel momento in cui non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. La prima misura è quella, come dicevo prima, la rarefazione del personale, il distanziamento è la misura indispensabile ed essenziale. Quindi i casi in azienda in cui io non riesco a rispettare questa regola devono essere il minimo possibile. In quel caso lì, allora, è indicato nel protocollo generale, quindi dovrà essere indicato nel protocollo aziendale, la possibilità di svolgere determinate lavorazioni adottando i dispositivi di protezione individuale, di cui vi parlerà successivamente Paola. I requisiti di pulizia e igiene personale vanno chiaramente estesi in modo particolare per tutti gli spazi comuni, quindi mense, spogliatoi, servizi igienici, facendo anche una maggior descrizione di come questi ambienti dovranno essere utilizzati, per cui definendo anche degli orari di ingresso magari, oppure indicando, contingentando il numero di persone che contemporaneamente possono entrare in questi ambienti, proprio per evitare che ci siano affollamenti. In più, alla pulizia, alla sanificazione di questi ambienti è anche previsto che venga fatto un ricambio dell'aria, in modo molto semplice, aprendo delle finestre piuttosto che avendo i ricambi dell'aria ordinari. Nel protocollo dovranno anche essere indicati se ci saranno necessità di sospendere della formazione obbligatoria. Questo è consentito, nel senso che chiaramente in questo momento in cui non è possibile svolgere formazione in aula, a meno che non si riesca a svolgere della formazione a distanza,
la norma prevede comunque che si possa continuare a svolgere determinati incarichi, tipo gli addetti primo soccorso, gli addetti antincendio, anche se il periodo di formazione sta scadendo e chiaramente non è possibile provvedere all'aggiornamento della formazione obbligatoria. Un'ultima considerazione riguarda invece la sorveglianza sanitaria. È indicato, ed è opportuno che nel protocollo venga richiamato, il fatto che la sorveglianza sanitaria debba proseguire in maniera, diciamo così, ordinaria, fatto salvo tutte le misure di emergenza che vengono adottate, ma non c'è ragione per cui debba essere sospesa. In linea di principio, chiaramente può essere sospesa e posticipata nel tempo da parte del medico, concordandolo con il medico, nei casi in cui il lavoratore in questione, che magari ha la scadenza prossima della visita medica, non sia presente in azienda perché non è tra quei lavoratori che devono continuare a lavorare. Ma negli altri casi è opportuno che la sorveglianza sanitaria prosegua. Chiaramente va concordata col medico, devono, come abbiamo detto anche prima, essere ridotti al minimo gli spostamenti delle persone, quindi bisogna che nel protocollo venga stabilito come si intende procedere insieme al medico competente per svolgere le visite mediche che devono essere necessariamente fatte. Tra l'altro, la visita medica di sorveglianza sanitaria potrebbe anche essere un elemento per poter, diciamo così, intercettare casi di positività. Diciamo che non è un obbligo specifico, ma è una possibilità in più che il medico ha nel visitare le persone in visita periodica e verificare eventualmente che non ci siano dei sintomi che possano essere riconducibili al Covid. Tra l'altro, nei vari documenti di CPCM che sono stati pubblicati in questo periodo è anche richiamato il concetto che le persone anziane e alcune persone con patologie, ad esempio gli immunodepressi, siano più sensibili e più soggetti a problemi sanitari in caso di Covid-19. Ecco, in questo caso è opportuno ricordare a tutti i dipendenti, magari con una lettera, che facciano riferimento al proprio medico di base, che potrà eventualmente documentare e certificare il fatto di essere un soggetto particolarmente sensibile dal punto di vista dell'esposizione al virus. In questi casi sarebbe ragionevole che queste persone non vengano sottoposte, chiaramente non sottoposte, ma messe a lavorare in azienda. Che cosa succede nel caso in cui venga rilevato in azienda un caso di positività? In parte l'ha già spiegato Roberto Rinaldi. In buona sostanza c'è da attivarsi, come dicevo già prima, per identificare se possibile i colleghi di lavoro, i soggetti che sono rientrati in quello che viene definito il contatto stretto con un caso dichiarato positivo. Nel momento in cui viene documentata la positività, andrebbe ricostruito nei 14 giorni antecedenti quali sono stati i contatti stretti di questa persona, in modo tale che, confrontandosi anche con l'autorità sanitaria competente, quindi l'ASL, venga attivato un periodo di quarantena precauzionale, domiciliare, come viene chiamata, e queste persone rimangano sostanzialmente a casa. Allora, un'altra cosa che poi chiudo: questo protocollo di sicurezza, che chiaramente deve essere condiviso con gli RLS e a cui è opportuno che collabori anche il medico competente, deve passare comunque al vaglio di quello che è chiamato il comitato aziendale per l'applicazione. Quindi, come ho detto all'inizio, questo protocollo inizialmente era stato pensato dal DPCM 11 marzo in una situazione in cui non c'era di fatto chiusura di tante aziende. Nell'applicazione del DPCM 22 marzo le condizioni sono un po' cambiate, perché le aziende appunto non saranno più tutte quelle che potranno lavorare e in alcuni reparti probabilmente non ci sarà personale. Quindi ci sarà necessità che questo protocollo venga rivisto e valutato da questo comitato che va costituito in azienda, per valutare che sia sempre efficace e le regole vengano in qualche modo anche applicate in modo corretto. Io diciamo che per adesso non ho altro da aggiungere, per non togliere neanche troppo tempo a Paola. Poi se ci sono domande siamo qua.
Tanto poi le domande le andiamo a trattare nella fase conclusiva. Grazie Andrea. Paola, quindi io cederei la parola a te per quello che riguarda appunto i dispositivi di protezione individuale e tutta, come dire, l'utilizzo corretto delle mascherine e la diversità fra le varie tipologie di dispositivi che sono in uso e necessari per determinate mansioni. Ok. Buongiorno a tutti, io ho preparato una presentazione in modo che sia più chiaro per tutti di cosa stiamo parlando e quali sono le tipologie. Non la scorrerò tutta, ma ve la lascio così vi rimanga da promemoria. La questione delle mascherine ci sta impegnando tantissimo su due fronti, uno quello degli utilizzatori, i datori di lavoro fondamentalmente, ma anche e soprattutto quella dei produttori importatori, perché come penso sappiate, in questo momento critico di approvvigionamento sono state messe in piedi delle procedure di autorizzazione in deroga per mascherine, chiamiamo mascherine in termine molto ampio, che possono essere messe sul mercato in deroga all'applicazione delle norme di classificazione di marcatura. Adesso io condivido lo schermo e vi illustro più o meno come lo vedete, perché vedete il mio schermo? Vedete la presentazione PowerPoint? Sì, sì. Sì, ok. Poi su un F5 così dovrei lo metti F5? In, per farlo in visualizzazione. Ah no, sì, certo, visualizzazione presentazione. Sì? Perfetto, ottimo. Allora, vi illustro quali sono le tipologie e il campo di applicazione delle diverse tipologie di mascherine, poi passeremo a parlare di quelle che sono le procedure di autorizzazione in deroga, che riguarderebbero però esclusivamente i produttori e, per quanto riguarda l'utilizzatore, quindi il datore di lavoro, soltanto marginalmente nella verifica della documentazione allegata alle forniture. Allora, innanzitutto penso che tutti sappiate quali sono le varie tipologie di mascherine, di dispositivi che si possono utilizzare per proteggersi dal contagio. Ci sono le mascherine chirurgiche che adesso affronteremo un po' più a fondo perché sono quelle che oggi sono più diffusamente utilizzate nelle aziende e invece quelli che sono i cosiddetti dispositivi di protezione individuale che hanno una loro classificazione ben definita e vengono oggi utilizzate, devono essere oggi utilizzate solo in specifici casi quando, lo vedremo, insomma voi vi ritrovate tutte le cose che vi dico nelle slide, quando il lavoratore venga a contatto con un soggetto potenzialmente contagiato, ammalato. Quindi sono casi particolari. Allora, innanzitutto le maschere, vediamo cosa sono le maschere facciali ad uso medico. Adesso non mi voglio fare un trattato tecnico perché non è questo il campo, cioè voi non siete interessati a probabilmente entrare nel merito delle caratteristiche tecniche di queste mascherine, però dovete, in quanto RSVP, datore di lavoro, essere consapevoli delle diverse tipologie e di quali sono i campi di applicazione e soprattutto le limitazioni. Le mascherine facciali ad uso medico, che sono quelle che oggi, come già anticipato Andrea, possono essere utilizzate a protezione di tutti i lavoratori per i quali non è consentita la misura organizzativa della distanza di un metro, sono mascherine che nascono per un altro utilizzo, nascono per isolare la persona contagiata, evitare che possa contagiare le persone vicine, gli individui che, diciamo, l'ambiente, le persone strettamente a contatto, c'è scritto sulla norma tecnica. Quindi sono delle misure che non creano una maschera, che non crea una barriera totale e non protegge al 100%. Tutte le maschere, tutti i dispositivi di protezione hanno sempre un margine di incertezza dovuto al fatto che ovviamente nella respirazione creano un flusso verso l'esterno. Ok, la mascherina chirurgica nasce per proteggere l'esterno e non per proteggere chi indossa, ma sono state, adesso vediamo in quali casi, sono state
diciamo, dai vari decreti, io cito l'ultimo decreto legge 18 del 2020, che è quello che ha fatto un po' chiarezza anche sulle procedure, ha fatto chiarezza, sì, ha dettato le procedure di autorizzazione in deroga, ha previsto chiaramente che la possibilità di utilizzare, ecco, io commento secondo punto, la possibilità di utilizzare le mascherine chirurgiche per quei lavoratori, come mi hanno detto, per i quali non è possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro. E quindi le mascherine cosiddette, le chiamiamo chirurgiche, stiamo parlando di dei dispositivi medici, adesso poi vedremo qual è la normativa applicabile, le mascherine chirurgiche fungono da DPI, sostituiscono quello che è il DPI previsto dall'articolo 74,1 del testo unico delle leggi di salute e sicurezza sul lavoro, come scritto dal DL numero 18/2020, in particolare l'articolo 16,1. Anche nel caso degli operatori sanitari era già stato previsto dal decreto legge 9 del 2020 la possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche al posto dei DPI solo per quei gli operatori sanitari che non dovessero effettuare procedure che generassero aerosol, tamponi o l'esecuzione di tamponi faringei. Non so se ci sia tra gli uditori personale che opera nel sanitario, io mi concentrerei di più sulle le altre attività lavorative. Io vi ho riportato nelle slide l'articolo 16 con i due commi, commenterò alla fine il comma 2, che è quello, diciamo, il comma che lascia un po' aperta la possibilità di utilizzare e di mettere sul mercato mascherine che sono apparentemente libere da qualunque verifica e conformità a norme, mentre vediamo quello, diciamo, ciò che ho detto finora riguarda il comma 1, okay? La possibilità di utilizzare le mascherine chirurgiche al posto dei DPI per i lavoratori che sono più per l'attività che svolgono devono necessariamente stare più vicine di un metro. È molto importante quello che ha detto Andrea Pinna sul fatto che la prima misura è la misura organizzativa della rarefazione. Prima cerco e valuto questa possibilità. Se non posso tenere lontani i lavoratori, allora adotto la misura della mascherina chirurgica. Io qui vi ho richiamato le norme di legge che sono applicabili alle mascherine chirurgiche, in modo che sia chiaro a tutti, perché c'è tanta confusione su cosa sia una mascherina chirurgica, su cosa sia invece un DPI, su quello che oggi si potrà trovare sul mercato. Allora, non sto a commentare più di tanto, però questo vi fa la slide vi fa capire che esiste una normativa, tra l'altro molto complessa, una normativa dei dispositivi di protezione individuale, che prevede per il solo caso delle mascherine l'autocertificazione, ma una normativa molto articolata per i produttori fino a ieri per rimettere sul mercato un dispositivo medico anche semplice come una mascherina chirurgica dovrà seguire un iter certificativo, valutativo, notificare al Ministero della Sanità, eccetera eccetera. Oggi non è che le cose sono cambiate, sostanzialmente saranno grosso modo le stesse da un punto di vista della qualità. Cioè, dal punto di vista della qualità siamo allo stesso livello di quello che dovremmo trovare, che abbiamo trovato fino a ieri per quanto riguarda le mascherine marcate CE. La differenza sta, lo vediamo, nella semplificazione delle procedure di certificazione. La classificazione delle mascherine, tanto per vostra cultura, se vi può servire come RSVP per capire che differenza c'è tra una e l'altra, sono di tre tipi, tipo 1, tipo 2 e tipo 2R. A noi interessa la tipo 1. Quindi una tipo 1 è più che sufficiente, nel nostro caso è un dispositivo che, diciamo, filtra in uscita. Ok, quindi ricordiamoci che le mascherine chirurgiche proteggono l'ambiente, l'esterno, quindi filtrano in uscita per il 95% oltre del particolato dell'aerosol che viene emesso durante la respirazione. Che cosa, dunque, io prima di... Allora, vediamo un attimo la procedura di autorizzazione in deroga. Per quanto riguarda le mascherine, poi passiamo ai DPI. Allora, perché per quanto riguarda i DPI, abbiamo detto, è un ambito di utilizzo più ristretto.
continuano a essere utilizzati i DPI perché ci sono innanzitutto delle aziende che ne hanno bisogno per altri schemi, poi esistono, abbiamo sentite tante di aziende in questi giorni che ci hanno contattato, che hanno la necessità effettiva di proteggere in maniera più solida e più sicura il lavoratore perché c'è un effettivo rischio di contatto con il pubblico, imprese che fanno interventi di manutenzione all'interno delle case di civile abitazione, quindi possono incontrare soggetti contagiati. Ma torniamo alle nostre mascherine ad uso medico. Allora, l'articolo 15, comma 2, comma 1, prima il comma 2 del decreto legge 18 del 2020 ha stabilito la possibilità di produrre, importare e mettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, la procedura di autorizzazione in deroga è riferita all'Istituto Superiore della Sanità, che è un ente che da sempre si occupa di questa materia. È un ente notificato per quanto riguarda la certificazione dei dispositivi medici ed è il soggetto a cui i produttori o gli importatori che intendono mettere sul mercato le mascherine chirurgiche che sono appunto prodotte in deroga alle normative di classificazione e di marcatura CE, rivolgono la loro richiesta di riconoscimento. L'autocertificazione viene mandata via mail, via PEC all'ISS, adesso la vediamo rapidamente, insomma non so diciamo se tra voi ci sono dei produttori, quindi non vorrei entrare troppo nel tecnico, neanche appunto dare informazioni che vi servono a poco. L'Istituto Superiore della Sanità riceve le autocertificazioni, che dall'autocertificazione da parte dell'azienda che intende produrre o importare mascherine chirurgiche in esenzione, allegando tutta una serie di documenti che attestino l'effettuazione di prove sulle mascherine secondo quelle che sono le norme tecniche che voi leggete sulla slide, che sono in particolare la norma è la 14683 del 2019, che detta le, diciamo, i requisiti che devono avere le maschere, i tessuti di cui sono costituite le maschere per, e la maschera tutta quanta prodotto finito, i requisiti che deve avere e quindi le prove che deve superare affinché possa essere immessa sul mercato. Quindi da un punto di vista qualitativo la maschera, la mascherina risulta equivalente a quella immessa sul mercato e marcata CE secondo la, diciamo le, i canoni. Diciamo gli aspetti che vengono toccati dalla certificazione quindi sono la rispondenza sostanziale della mascherina secondo la norma tecnica e la implementazione da parte del produttore insieme alla decisione della qualità. Questo ecco, è un aspetto che non, diciamo, andiamo un po' oltre perché il tema di oggi non è produrre mascherine ma utilizzare mascherine. E cosa potrete trovarvi nel, oggi sul mercato? Potreste trovarvi delle maschere, potreste approvvigionare e fornire ai vostri lavoratori mascherine marcate CE secondo quindi quella che è la normativa applicabile e quindi messa sul mercato in modo regolare e potreste trovare delle maschere che sono accompagnate da un'autorizzazione da parte degli ISS. Questa la dovete richiedere e la dovete esigere perché se no non avete non potete assicurare che le vostre mascherine fungano da dispositivo medico, da mascherina chirurgica, non possono fornire la protezione che è richiesta dal decreto legge all'articolo 16,1. La procedura per richiedere l'autorizzazione in deroga e la valutazione da parte dell'ISS è schematizzata da questa slide che io ho copiato dal sito dell'Istituto Superiore della Sanità, poi vi faccio vedere come si accede al sito e quali sono le informazioni che potete trovare. Il richiedente ha la possibilità appunto di presentare un'autocertificazione e in 3 giorni invia i documenti richiesti dall'ISS per attestare la qualità del prodotto e il proprio sistema di gestione della qualità, istruzioni del fabbricante, istruzioni diciamo, che vengono allegate alla mascherina, l'etichettatura e così via. Entro 3 giorni l'istituto fornisce un parere favorevole o sfavorevole, a questo punto ovviamente favorevole poi il proponente potrà continuare a produrre e commercializzare, altrimenti ovviamente non può più farlo.
L'ISS prevede anche questa seconda possibilità, perché si rende conto, cioè ci siamo tutti resi conto dell'enorme difficoltà a effettuare questi campionamenti, questi test. Questo perché fino a ieri i produttori di mascherine non erano, cioè il fabbisogno di dispositivo medico non era così alto, ovviamente. C'era tutto il tempo per pensare a fare le prove, a comporre i fascicoli tecnici, diciamo seguire la procedura corretta, e quella corretta intendo dire la procedura prevista dalla direttiva. Oggi in questo stato di emergenza la richiesta di valutazioni sulle possibili nuove mascherine sono tantissime. Quindi l'Istituto Superiore, si è appunto valutata questa situazione, ha considerato questa seconda strada, nel senso che il proponente può mandare inviare via PEC l'autocertificazione, assumendosi tutta la responsabilità di quello che scrive, sostenendo che il proprio prodotto risponde ai requisiti. Nel frattempo fa fare le prove, l'istituto fornisce una dichiarazione di rispondenza del prodotto alla normativa tecnica applicabile, e il proponente può produrre e commercializzare il prodotto, assumendosi ovviamente totalmente la responsabilità. Entro un certo tempo, qui non è scritto, il proponente invia i risultati di tutte le prove svolte, quindi quello che è richiesto dall'ISS. L'ISS ha scritto da subito, prima ancora che uscisse il decreto legge 18 del 2020, aveva già stilato una checklist, una linea guida per aiutare le aziende che volessero produrre e farsi certificare le proprie mascherine, perché appunto la sensazione di tutti era forte, ci si era resi conto della difficoltà a fornire questi dispositivi. Quindi ha una checklist, si chiama checklist, in realtà è una procedura molto ben dettagliata, dove sono scritte esattamente le prove che sono richieste per avere la certificazione, per poter presentare questa autocertificazione e poter avere un parere favorevole da parte dell'ISE. Okay, quindi questa è in sintesi quello che si deve fare se si vuole produrre, è necessario praticare se si vuole produrre le mascherine o importare. Questo vale anche per l'importazione. Chiaramente se si importano mascherine extra UE o anche da altri paesi, è necessario comunque o procedere, effettuare le misure direttamente sulla mascherina acquistata, oppure richiedere al proprio fornitore i test report, che devono essere molto ben dettagliati e riferiti al modello di mascherina. Vi consiglio, se avete in questo momento proposte di importazione o acquisto, fate attenzione a tutto quello che viene proposto, perché io personalmente mi occupo praticamente 100% del mio tempo di questa materia, vedo pochi fornitori veramente seri. Forniture complete e corrette. Ok, io vi ho riportato solo se vi può servire, ma non sto a commentare quali sono le prove a cui bisogna sottoporre le mascherine. E con questo avrei terminato il discorso mascherine chirurgiche. Vi anticipo, appena potremo ve lo condivideremo, che il Politecnico di Torino, anche grazie al nostro input, in accordo con l'Università di Torino, ha stilato un accordo per cui presso il Politecnico si possono effettuare queste prove. Questo è una novità di un paio di giorni. Il Politecnico si è messo in campo, ha organizzato un laboratorio e sta in contatto con le aziende per effettuare queste prove e esibire dei test report, cioè produrre dei test report che poi possono essere esibiti all'ISS e consentono un'autorizzazione, a mio avviso, più semplice possibile, perché effettuata da un ente super partes che è il Politecnico.
Vediamo i dispositivi di protezione individuale. Non abbiamo tantissimo da dire con riferimento ai dispositivi per quanto riguarda l'utilizzo. L'utilizzo è, diciamo, fino a poco tempo fa, adesso non ricordo il numero della DPCM che lo avesse introdotto per la prima volta, mi pare 11 marzo, ma poi col decreto legge numero 18 del 2020 si è potuto fare, diciamo, il datore di lavoro è stata resa possibile, autorizzata l'utilizzo delle mascherine chirurgiche al posto dei DPI per la protezione dal rischio di contagio da Covid. I dispositivi di protezione individuale oggi ci servono in quei casi particolari in cui il lavoratore debba essere effettivamente protetto da un soggetto contagiato. Oppure, ecco, ricordiamo che esistono altre attività per cui è necessario utilizzarli, perché il lavoratore è esposto a sostanze pericolose. Adesso nel caso delle maschere filtranti parliamo di polveri, non di sostanze in termini di gas. Ecco, come in quali casi, adesso io vi ho, diciamo, un po' richiamato in questa slide, i casi in cui può essere necessario, deve essere necessario scegliere il DP al posto del dispositivo medico chirurgico. Sicuramente gli operatori sanitari sono i soggetti più esposti, ma non solo loro. Allora, riferimenti normativi ve li ritrovate esattamente come abbiamo visto per le mascherine chirurgiche. Qua è un regolamento 2016/425 che prevede una marcatura CE e tutta una serie di informazioni che devono essere riportate sulla mascherina o su un documento legato al prodotto, la dichiarazione CE di conformità, le istruzioni per l'utilizzatore. Norme di riferimento sono altre, sono norme tecniche anche queste armonizzate, sono queste due norme, in particolare noi parliamo della UN 149/2009, che è la norma di riferimento per quanto riguarda le mascherine che oggi, quelle che chiamiamo le FFP2 e le FFP3. Ecco, quando questi dispositivi di protezione sono messi sul mercato a regola delle norme applicabili, hanno il marchio CE. Quindi quando la mascherina ha il marchio CE, in linea di principio è una mascherina che non ha avuto un'autorizzazione, non è stata costruita in deroga e non ha avuto l'autorizzazione dell'ISS, adesso lo vedremo, per l'IDP si parla dell'INAIL, ma è una maschera DP piuttosto che mascherina chirurgica che è conforme completamente a norme applicabili. In teoria, così io dico in teoria perché di nuovo vediamo di tutto, in teoria dovreste prenderla per buona così com'è, però siccome il datore di lavoro ha responsabilità di quello che di quelli che sono i dispositivi che assegna ai propri lavoratori, un minimo di valutazione dei DP che oggi e soprattutto delle mascherine chirurgiche che sono una grande giungla, acquistate, assegnate ai vostri lavoratori, lo dovreste fare. Allora, scusa Paola, ti interrompo, ti chiedo solo se riusciamo a chiudere in un pochino, sì. Non do pochino tempo per poter poi andare ad affrontare le domande. Sì, certo, io vi lascio, allora in breve, voi trovate le slide, allora, torniamo a noi, facciamo così. Allora, voi vi trovate nelle slide che seguono le indicazioni, cioè quali sono i requisiti tecnici dei DP e quali sono i requisiti tecnici delle mascherine filtranti. Quello che deve essere, a cui dovete appunto fare molta attenzione, è che questi dispositivi siano accompagnati o dalla marcatura CE o da un'autorizzazione in deroga per quanto riguarda, torniamo a noi, io non so come si fa a tornare al... non so perché mi toglie il muto. Comunque c'è, lasciamo la slide, acquisti per tutti devono essere quindi marcati CE accompagnati dall'autorizzazione in deroga da parte di NHRDP e del ISS per quanto riguarda le mascherine chirurgiche. Un'ultimissima cosa ve la vorrei dire, che è questa, adesso qua trovate le procedure, quindi se vi serviranno, ecco, quello che è la mascherina prevista, le maschere filtranti, le filtranti previste dall'articolo 16,2 del decreto legge 18 del 2020. Allora, l'articolo 16,2 prevede la possibilità che gli individui
possano utilizzare mascherine filtranti, questa terminologia un po' ambigua, prive del marchio CE e prodotti in deroga alle norme sull'immissione in commercio. Queste mascherine, secondo la deduzione che si è fatta, non sono soggette a nessun tipo di certificazione e ad alcun tipo di prestazione indicata e dichiarata. Quindi l'attenzione che dovete fare è che in quali casi possono essere usati. Nel caso lavorativo, in tutti i casi in cui non dobbiate assegnare la mascherina chirurgica al DPI, mascherina chirurgica, vi ho detto, se il laboratorio è impossibilitato a svolgere attività a distanza maggiore di un metro, potete mettere a disposizione, assegnare ai laboratori, dotare i laboratori di mascherine che non rispondano a nessun particolare requisito di marcatura né di autorizzazione in deroga, e sono appunto le mascherine del comma 2, articolo 16,2. Io vi consiglio di fare molta attenzione a questa famiglia di dispositivi, perché siccome non ci sono regole, l'unica regola è quella della responsabilità del produttore, che comunque è tenuto a non generare, a fornire un dispositivo che non causi un danno per l'utilizzatore. Le aspettative. Esatto. Esiste comunque per il produttore una responsabilità di quello che è prodotto, abbiamo parlato diffusamente anche con il nostro servizio legale. Attenzione a quello che acquistate voi e fornite ai vostri laboratori, attenzione se fosse dei produttori, ma questo diciamo non affrontiamo oggi perché è un argomento un pochino più specifico, però ricordate che le mascherine che potete dare, potete assegnare ai vostri laboratori sono, devono essere o marcate CE oppure devono essere accompagnate da un documento dell'ISS per quanto riguarda le mascherine chirurgiche o dell'INA per quanto riguarda i DPI che autorizzino la loro emissione in commercio. Grazie Paola, riprendo un attimo per chiudere questo argomento, perché ho visto nella chat è stato fatto nuovamente riferimento a quello che abbiamo canalizzato, cioè l'ordinativo di mascherine che vengono prodotte dall'ammiraglio. Allora, si è trattata di una scelta in parte necessitata dall'assoluta penuria di tutte le altre forniture, ma soprattutto l'abbiamo resa, seppure in due passaggi successivi, molto trasparente, anche perché per accortezza legale lo stesso produttore si è adeguato specificando nella documentazione fornita quello che vi ha appena detto la collega Pappalepore. Cioè si tratta di mascherine filtranti ad uso civile, che sicuramente servono ai fini del contenimento del rischio del contagio. Non possono soltanto essere utilizzate al posto o dei DPI previsti per altro tipo o a esposizioni al Covid-19, alla potenzialità di contagio per chi non rispetti la distanza di almeno un metro. Quindi l'utilizzo è ad esempio molto ampio, lo abbiamo visto nei paesi orientali dei quali ammiriamo la capacità organizzativa e la diffusione, hanno utilizzato in grande parte per la popolazione non esposta ai rischi più gravi, hanno usato questo tipo di mascherine. E in più, rispetto alle altre, hanno, come dire, la potenzialità di essere riutilizzate fino a 5 volte, teoricamente fino a 10, salvo previo un lavaggio e la stiratura. Quindi lo abbiamo detto con molta chiarezza, e nonostante questa, diciamo, esplicita ammissione che non si tratta dei DPI nelle mascherine chirurgiche equivalenti, è stato confermato un importante lotto di fornitura. Nel contempo stiamo cercando di lavorare, ma è complicatissimo, ad approvvigionamenti di DPI adeguatamente marcati o adeguatamente autorizzati, però di questo ne abbiamo raccolto le esigenze e cercheremo di farne tesoro per trovare approvvigionamento, essendo complicato, complicatissimo, al di là di quello che ci raccontino per quanto riguarda l'arrivo di milionate di maschere in Italia, soprattutto per gli aspetti relativi alla produzione. Grazie. Daniela, scusa se mi intrometto. Prima delle domande,
Leggevo adesso su internet che questo Consiglio dei Ministri che si sta svolgendo in questo momento dovrebbe produrre una sorta di testo unico delle precedenti disposizioni che stabilizza un po' la situazione fino al 3 aprile. Da quel che si capisce, senza grosse novità circa l'elenco delle attività essenziali, le deroghe varie, eccetera, così almeno si capisce. Ferma restando dopo quella data la possibilità di reiterare le misure a blocchi fino a 30 giorni, fino al 31 luglio, che è il termine finale dello stato di emergenza che era stato dichiarato il 31 gennaio, e qui la novità con la possibilità però per le regioni e i sindaci dei comuni di introdurre misure più restrittive che dovrebbero poi essere validate dal Consiglio dei Ministri entro 7 giorni. Quindi c'è stato un po' un riconoscimento alle specificità aziendali con la possibilità di andare più, diciamo, sullo stretto. Pare che sia prevista anche la possibilità, nel caso che le cose vadano poi malissimo, di chiudere qualsiasi via di trasporto, qualsiasi forma di trasporto pubblico e privato. Speriamo di non arrivare a tanto. C'è una stretta sulle multe nel caso di violazione di divieti da circolazione, fino a 4.000 euro. E poi leggo che forse è meglio che andiate tutti quanti a fare benzina stasera, perché pare che da domani siano in sciopero. Ok. Diciamo che scusa Daniela, c'era ancora una domanda nella chat che voleva un ripasso breve sulle segnalazioni alla prefettura e su tutta la tipologia della TECO. Mentre parlavamo e mentre svolgiamo questo seminario, nel frattempo vi sono arrivate, che voi le abbiate viste oppure no, sia la mail che ha sostituito i moduli, perché abbiamo aggiunto in questi moduli l'impegno al rispetto del protocollo di cui vi ha dato ampia spiegazione il collega Andrea Pinna, e avete anche ricevuto la mail con la quale spieghiamo come è costituito il codice ATECO e come può eventualmente essere aggiornato o modificato, anche se in questa seconda opzione è una pratica molto più lunga, un po' più complessa. Però per ritornare alla domanda, e fermo restando quanto diceva il collega Roberto Rinaldi, che è in corso un rifacimento normativo, quindi probabilmente qualcosa cambierà, però al momento è stata prevista una misura di ordine generale riguardante non tanto le aziende quanto le attività che sono da considerarsi tutte momentaneamente sospese, con l'eccezione delle attività di pubblica necessità o di assoluta necessità. E su questo termine di assoluta necessità è stato chiamato ad intervenire, a mo' di, come dire, riferimento, un insieme abbastanza ampio di codice ATECO, secondo il criterio che alcuni sono molto dettagliati e quindi riguardano solo una nicchia nell'ambito di una categoria più ampia, altri invece sono abbastanza ampi, e tutti quindi codici ATECO inferiori, cioè con più numerazioni rispetto ai primi due numeri che sono quelli indicativi, sono invece consentite. E quindi rispetto a queste c'è stata la prima scrematura. Poi è stato anche detto, ma attenzione, siccome le filiere sono fortemente interconnesse e non sempre si conoscono tutte le interconnessioni di filiere, le aziende che dovessero rientrare come fornitori essenziali per la funzionalità di quelle filiere che si è detto che devono continuare a poter lavorare, queste possono, anzi devono, segnalare con comunicazione, di cui vi abbiamo mandato il facsimile, che riguarda, mi pare, la lettera D dell'articolo 3, attraverso il quale informate la prefettura tramite nostro, che facciamo quindi da primo filtro proprio per verificare quello che per esempio abbiamo verificato quest'oggi, la richiesta di un'ulteriore specificazione, e che fino a prova contraria, cioè al fatto che il prefetto non intervenga con una sospensione di questa richiesta, sono di fatto operative. Peraltro questo priva chi è abituato ad andare in giro con gli ATECO o con i provvedimenti firmati dalla pubblica autorità, priva di una possibilità, perché se il prefetto in questo caso risponde per chiuderci, non ci risponde per autorizzare, perché questa comunicazione, diciamo, è autorizzante,
ovviamente purché risponda a verità. La seconda tipologia che è stata introdotta, e che anche questa non è un'autorizzazione, ma è una comunicazione, sempre per il tramite nostro, riguarda le aziende che lavorino a ciclo continuo, la cui fermata potrebbe essere causa di gravissimo nocumento o addirittura di pericolo. Per questo tipo di aziende va anch'essa espressa innanzitutto il rispetto del protocollo che abbiamo detto essere ormai, come dire, comune necessità di rispetto per tutti quelli che continuano a lavorare nell'attuale esigenza e emergenza, ma va anche essa comunicata al prefetto, che non interviene salvo revocarla, sempre per il tramite nostro per quanto riguarda la comunicazione. Tra l'altro, tra i primi invii che abbiamo fatto, purtroppo abbiamo modificato il facsimile, ma non abbiamo messo il nuovo indirizzo, che però nella mail è molto chiaro, perché comunicazione2.prefettura@ui.torino.it, quindi un indirizzo abbastanza facile, diverso dal precedente, così non facciamo pasticci. La terza tipologia è invece l'appartenenza a, diciamo, attività di interesse nazionale, di cui viene esemplificata, ma non è l'unica, quella dell'aerospazio e della difesa, per le quali in questo caso invece la prefettura è autorizzatrice. Quindi siamo sempre noi a veicolarla, in questo caso la manderemo immediatamente, mentre le altre le leggiamo, le filtriamo, se c'è qualcosa cerchiamo di, come dire, intervenire prima che eventualmente il prefetto vi dica no. Ecco, giusto per essere molto espliciti. Quindi facciamo una attività che tra l'altro non è né semplice né scontata, e vi preghiamo di, come dire, supportarci e sopportarci quando vi chiediamo delle cose o vi diciamo magari di rifarle. E da questo punto di vista invece quella delle filiere necessarie, come l'aerospazio e la difesa, devono essere immediatamente comunicate al prefetto, il quale provvederà ad autorizzare o meno questa, diciamo, attività. Queste sono le basi. Io direi velocemente un giro di domande, in modo da poter dare un riscontro, al di là di quelle che più generiche, a cui, come dire, nel corso delle vostre esposizioni avete già risposto, i casi che magari possono dare adito ad interpretazioni. Quindi sul discorso degli spostamenti, azienda albergo che è chiuso per decreto 34 della Regione Piemonte ha bisogno comunque del presidio del luogo, la persona, quindi fermo restando il protocollo di sicurezza, i dipendenti che devono fare questo presidio possono muoversi? Se sì, come? Riccardo, magari vuoi rispondere tu? Allora, abbiamo detto e aspettiamo magari nel testo unico delle ulteriori delucidazioni. Nell'intervento che ho fatto all'inizio di questo seminario ho spiegato che la ratio di riferimento deve essere un po' proprio l'articolo 1 nella sua prima indicazione, vale a dire che sono consentite tutte le attività e sono viceversa sospese le attività. Quindi si parla di attività e non di aziende. Poi chiaramente per collegare l'attività il riferimento all'azienda è indispensabile. Questa lettura però non è puramente, come dire, teorica, perché secondo noi ha degli effetti pratici rispetto ai quali, cioè, anche se si rientra nelle indicazioni per le quali non si può continuare a svolgere la normale attività perché non è considerata indispensabile e inderogabile, ma si dovessero verificare esigenze e urgenze, che però anche qui ribadisco vanno interpretate con buona fede, quindi non da manipolare o da artefare, perché questo rischia di diventare un campo molto scivoloso sul piano della responsabilità penale, perché se invece noi siamo corretti e indichiamo un'urgenza, vedasi dover stampare o inviare o mettere anche nel ciclo bancario gli stipendi o dover pagare le scadenze che non sono state allungate, perché per esempio per alcuni ambiti nei professionisti si parla di scadenze che non sono state prorogate, ma una scadenza che non è stata prorogata, che di cui nessuno può fare a meno, è il fatto che
cambia magari in qualche caso da giorno a giorno, ma l'azienda deve pagare i dipendenti. Questa non è una scadenza di legge, è una scadenza obbligatoria, perché senza questa i poveri dipendenti che si lavorino a maggior ragione o che siano a casa evidentemente non ci sta. E quindi per pagare per esempio gli stipendi è ragionevole, laddove sia veramente necessario. Pensate anche quando lo smart working, che pure consente, a prescindere da tutti i divieti possibili e immaginabili, di proseguire attività, ma lo smart working è basato su server che a loro volta possono avere dei problemi, possono cadere, possono spegnersi, possono rompersi incrociando le dita. Quindi questo tipo di intervento, a maggior ragione non prevedibile ed urgenza, può avvenire. Oppure se occorre intervenire, come diceva il collega Andrea, sull'area compressa, piuttosto che su una perdita importante di, che ne so, riscaldamento, carburante, acqua, quello che volete voi, oppure anche per la semplice sicurezza del perimetro aziendale. Con il che, ripeto, chiunque di noi può abbastanza, senza essere né un avvocato né un ingegnere della sicurezza, vedere quali sono i limiti dell'effettiva urgenza rispetto alle furbate, le quali, se noi le assecondiamo, ripeto, oltre ad essere una cosa non buona dal punto di vista etico, possono portare a responsabilità poi gravi, perché dovute appunto al dolo. Questo è un po'... Certo. Quindi questo va anche a rispondere alle altre domande successive che c'erano appunto su un'azienda informatica, sulla questione di smart working, piuttosto che altre che sono arrivate poi dopo. Scusa Daniela, se posso, fermo restando quel che diceva Rosy, quindi un conto è la sospensione dell'attività produttiva di servizio, altro la tutela, diciamo, del patrimonio aziendale piuttosto che la gestione di un'urgenza, sono due cose diverse. Visto che la domanda era sul caso specifico degli alberghi, senza entrare nel merito, ricordo che sul sito della Regione Piemonte è stata pubblicata una nota di chiarimenti al decreto regionale 34 del 21 marzo, e in questi chiarimenti sono indicate le casistiche nelle quali le strutture ricettive possono rimanere aperte per, diciamo, ad esempio assicurare il regolare esercizio di servizi essenziali, cioè ospitalità, forze di polizia, personale adibito alla gestione, diciamo, dell'emergenza Covid o quant'altro, anche semplicemente fino a, chiamiamolo così in modo imperfetto, allo smaltimento dei clienti che siano attualmente impossibilitati a rientrare al proprio domicilio perché c'è un blocco, sono stati sospesi o cancellati i voli aerei, oppure, come ricordavo prima, c'è il divieto di spostarsi, se non per comprovate esigenze, al di fuori del territorio comunale. Però in alcuni casi è consentito, quindi invito ad andare a vedere questa. Perfetto, grazie. Ci sono un paio di domande relative alla identificazione, alle misure di ingresso, quindi di test in ingresso in azienda, quindi sia la misurazione della temperatura, da chi deve essere svolta, in quale modalità, e successivamente nel caso in cui la segnalazione, come dire, spiegavi bene prima Andrea, che il dipendente che si trova, come dire, a essere infetto deve poi mantenere un interlocuzione con il datore di lavoro affinché possano essere prese delle misure. C'era poi una domanda relativa anche se le ASL di competenza devono fare delle comunicazioni, le autorità sanitarie di competenza devono poi fare delle comunicazioni aziendali, e quali sono i canali di questa comunicazione. Allora, ripeto, la procedura di misurazione della temperatura non è obbligatoria, e a mio avviso è anche abbastanza, l'ho sempre sostenuto che fosse anche abbastanza, diciamo così, quasi inutile, perché nel momento in cui una persona esce di casa per andare a lavorare, se se la misura a casa prima di uscire sa di avere già 37,5 di febbre, tanto vale che se ne stia a casa a priori, senza nemmeno arrivare in azienda per farsela misurare. Se invece comunque si vuole adottare il filtro della misura della temperatura all'ingresso in azienda, noi abbiamo evidenziato, ma lo diceva anche la, diciamo così, il comunicato, la circolare di Confindustria, che sarebbe ragionevole farlo fare del personale che abbia quantomeno dei requisiti di addetto primo soccorso, per non farla fare proprio alla vigilanza. Questo anche un po' per venire incontro ai problemi di privacy, che io adesso non ho
che ho volutamente tralasciato, ma che non vorrei aprire in questo contesto. È chiaro che nel momento in cui, purtroppo, magari faremo una appunto, ma è chiaro che nel momento in cui acquisisco un dato sanitario non lo devo in questo caso registrare, ma mi serve proprio solo esclusivamente per dire sulla base del valore 37,5 sì, puoi entrare oppure no, sei è richiesto che tu rientri presso il tuo domicilio e che contatti con la massima urgenza il tuo medico curante o addirittura l'AS di competenza se il medico curante non rispondesse. L'ASL comunica poi sempre con i soggetti, con i singoli cittadini, non con le aziende. Questa è un'altra cosa che mi pare di aver letto. Per cui è importante, per questo motivo che ho detto che è importante, che ciascun dipendente che ha delle condizioni di patologia specifiche o addirittura sia positivo si faccia da tramite con l'azienda per informare del suo stato di salute, per permettere all'azienda di adottare correttamente il protocollo di sicurezza, perché l'ASL sostanzialmente non ha nessun modo di prendere contatti con l'azienda presso cui lavora un singolo cittadino, quindi interloquisce con la singola persona, ed è per questo che è importante che il lavoratore si faccia parte attiva in questo senso nei confronti dell'azienda. Cos'altro mi avevi chiesto? Fondamentalmente questo. C'era poi una domanda ancora circa la possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere ulteriore autocertificazione al di là della misurazione della temperatura corporea. Allora, nei moduli che noi abbiamo fatto circolare, mi sembra, ricordo male Roberto, ci fosse anche quella voce lì, soprattutto per il personale esterno, forse non tanto per i dipendenti, dico bene? No, è utilizzabile volendo anche per i dipendenti, era la dichiarazione della situazione di contatto stretto o di provenienza da zona a rischio. Sì, vale quel che vale, cioè, nel senso che io chiaramente mi devo fidare alla buona fede di chi lo dichiara. Se me lo faccio documentare, o meglio ancora, ripeto, me la misuro prima di uscire di casa e sto bene, posso anche metterlo nel mio protocollo, ad esempio, che ciascun dipendente prima di uscire di casa per andare a lavorare si controlla autonomamente la propria temperatura e sulla base del valore stabilisce se sia opportuno uscire di casa oppure no. Una delle misure del resto che nei decreti è spesso indicata è di rimanere a casa se non si sta bene, quindi tanto vale che io non me la misuri prima di uscire di casa. Sulla base di quello decido e posso comunicare all'azienda, guarda, non esco, non vengo perché ho 38 di febbre. Invece di arrivare davanti all'ingresso dell'azienda con il foglio firmato piuttosto che farmela misurare. Secondo me ha molto più senso fare in autonomia, responsabilizzando ciascuna persona, come ho detto prima, che è quello che prevede anche il protocollo, informando che ciascuna persona non deve uscire di casa se ha dei sintomi. Quindi io me la misuro prima di uscire e risolvo il problema a monte. Ok, grazie. L'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere perché siamo andati giustamente anche per poter chiarire una serie di aspetti estremamente di attualità, a Paola, circa una richiesta di sintesi fra la differenza fra mascherina chirurgica e filtrante, quindi la differenza fra quella filtrante e quella chirurgica. Sì. Allora, io sono poi andata un po' veloce alla fine perché il tempo stringeva. Scusami, allora, Paola, se ti ho fatto un po' fretta. No, ma hai ragione, io sono andata troppo nello specifico. Allora, la mascherina chirurgica è di due tipi, o marcata CE, oppure accompagnata da un documento dell'ISS che ne autorizza l'emissione sul mercato. Questa mascherina, quindi, ha subito delle valutazioni tecniche ai sensi di una norma tecnica, le valutazioni laboratoriali ai sensi di una norma tecnica e garantisce contro il contagio, con tutto quello che abbiamo detto, quindi con tutte le immagini che vanno considerati. La maschera filtrante, che in realtà è una terminologia sbagliata perché maschera filtrante fa pensare al DPI, però la mascherina filtrante di cui l'articolo 16,2 del DL è una maschera che voi potete trovare sul mercato senza marcatura CE, con sicuramente un'istruzione allegata, anche un'etichettatura, ma non ha né la marcatura CE né l'autorizzazione in deroga. A che cosa serve? Non lo sappiamo esattamente perché dipende da, ma siccome non hanno una norma di certificazione, una norma rispetto alla quale sono state provate, non sappiamo quanto proteggano. Vanno usate solo in ambiente lavorativo per i lavoratori che stanno più distanti di un metro, perché è una misura in più.
il rischio di queste maschere filtranti è che, non sapendo esattamente quali sono i limiti, dovete cercarli nelle istruzioni del costruttore, che dovrebbe, deve riportare rigorosamente i limiti e le eccezioni rispetto ai quali si possono utilizzare. Il rischio è che, mettendosi una mascherina di quel genere, si pensi di essere protetti, ma non lo protetti e proteggere, ma questo in realtà potrebbe non succedere. Quindi le mascherine filtranti sono una fattispecie inventata oggi, gli abbiamo dato vari nomi, no, internamente, per la mascherina placebo. Ecco, posso dire solo una cosa breve invece sul discorso Miroglio. Miroglio era partita con un'autorizzazione in deroga, poi ci faccio veloce, però era solo per chiarire. Miroglio era partito con un'autorizzazione in deroga attraverso la Protezione Civile e la Regione. Nel momento in cui stava procedendo in questo senso, sono state pubblicate le procedure dell'ISS, perché hanno bloccato qualunque altro tipo di autorizzazione, perché la Protezione Civile ha passato la palla all'ISS e l'ISS ha richiesto le specifiche misure di laboratorio. Quindi non è che la mascherina di Miroglio non sappiamo dirvi qual è la funzione esatta e qual è la protezione esatta che hanno, ma questo è il motivo per cui sono passate da possibili mascherine chirurgiche a mascherine filtranti, chiamiamo tra virgolette filtranti perché rientrano in questa fattispecie. Grazie Paola, questo è un chiarimento importante, anche perché, ripeto, è molto, come diceva giustamente Paola e l'ha ripetuto più volte, in questo momento di caos e di confusione e di penuria di determinati dispositivi di protezione, è un po' una giungla. Quindi quando dovete fare degli approvvigionamenti, fate molta attenzione alle certificazioni e assolutamente, come dire, verificate bene, perché molti, come dire, ne approfittano e ci sono vere e proprie truffe in giro, cosa che invece non è ovviamente il caso di quello che abbiamo citato qui o di altre aziende che con molta serietà stanno cercando, e con difficoltà stanno cercando invece di convertire con grande spirito e senso civico parte delle loro attività normali proprio alla produzione di questi dispositivi. È ovviamente un momento inedito, non ci sono libretti di istruzioni e si crea come dire, delle risposte in funzione di quello che sono delle attività nuove, delle modalità nuove e delle criticità anche nuove che devono essere gestite. Io vi ricordo che tutte le informazioni sono sul nostro sito, sulla home page, dove vengono riassunte. I nostri esperti, i colleghi che trattano tutte le singole tematiche sono a disposizione per tutti i chiarimenti. Trovate i loro riferimenti mail, i loro numeri di telefono sempre sul sito, quindi avete modo di poterli contattare direttamente, e qualora non sappiate magari a chi rivolgervi, potete chiedere alla piccola o altri indirizzi che contatti che voi avete, e saremo poi noi a indirizzarvi verso chi di competenza padroneggia la materia. Quindi per qualunque tematica chiedeteci, noi siamo a vostra disposizione, siamo per il vostro supporto. Chiuderei qua, perché oggi siamo andati anche un po' lunghi, quindi poi altrimenti diventa un po' difficile. Se i colleghi non hanno da aggiungere altre indicazioni. No, ricordo soltanto che continuiamo a fare questi webinar sui temi del coronavirus, e con la linea Digital Learning riprenderemo come sillaba a fornire anche altre informazioni di diverso tipo, una volta tanto non correlate esclusivamente al tema coronavirus, perché speriamo che tutto continui anche se ci vorrà un po' di tempo. Io invece vi do appuntamento, per chi avesse piacere, per trattare gli aspetti relativi alla sfera economico-finanziaria, anche a seguito del decreto Cura Italia, a domani alle 11 con il responsabile del nostro ufficio economico Giancarlo Somà e Stefano Firpo, per poter iniziare a approfondire un po' meglio quello che sono queste novità che il decreto ha instaurato circa le moratorie e quant'altro. Quindi andremo ad affrontare questa tematica con loro meglio.
niente, come vi dicevo, vi rinnovo sempre l'invito a verificare tutti gli aggiornamenti sul nostro sito e qualora non trovaste del materiale o quant'altro, di contattarci, i canali ormai li avete, piccola@wi.torino.it, in termini generali, o se sapete a chi rivolgervi, i singoli riferimenti dei colleghi, che nuovamente ringrazio per la collaborazione per oggi, e ringrazio anche le colleghe di Skillab per il supporto tecnico, e il dottor Torrione, che comunque anche lui collabora come piccola industria per la realizzazione di queste giornate. Ci vediamo domani, grazie ancora. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti e grazie.